L'ultima giornata dei mondiali di Belgrado è per noi trionfale. L'immancabile e straordinario Klaus Di Biasi aggiunge il suo oro a quello di Novella Calligaris, confermandosi il più forte di tutti dalla piattaforma. Da quando nel 64 alle Olimpiadi di Tokyo fu secondo, non ha praticamente fallito una gara. Ha vinto due Olimpiadi e tutto quanto d'altro c'era da vincere. A Belgrado, Klaus è secondo anche dai 3 metri. Cagnotto è l'alter ego di Di Biasi. Una congiuntivite gli impedisce di rendere il meglio a Belgrado. È comunque quarto sia dal trampolino sia dalla piattaforma.